domando è proprio fino a quando ci saranno persone come noi che hanno sempre la voglia di collaborare, di fare, di andare avanti con tutta la buona volontà, con la tenacia, con la buona educazione, con la civiltà. E vi dico un'altra cosa che è abbastanza bizzarra, sembra una sciocchezza, ma alla luce di tutto quello che ci siamo detti oggi non lo è. Oltretutto, c'è da dire che molto spesso, anche a livello istituzionale, probabilmente le parti in causa proprio fra di loro non si parlano e succedono delle cose bizzarre, tipo trovarsi persone che scrivono al ministero e che ricevono una risposta in cui viene detto: ma cosa andate cercando? Voi potete accedere a tutte le prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale. Cioè, questo se sembra una stupida. Certo. Allora, questa cosa è stata resa pubblica da una persona fibromialgica che ha scritto al ministero chiedendo, insomma, l'inserimento nei LEA, bla bla bla. Il Ministero della Salute, la signora ci ha inoltrato il testo cancellando il nome del funzionario, ma tanto ci si risale. Il Ministero della Salute ha risposto che problemi ci sono? Le persone affette da fibromialgia possono già accedere alle prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale a pari di tutti gli altri. L'ho già consegnata, l'ho già consegnata. Però questa è un'inezia, cioè l'ho messa più come nota di colore perché, ecco, non è un'inezia nel senso che già noi viviamo in questa costante difficoltà di capire cosa ci spetta, cosa non ci spetta. C'è un'enorme confusione su cosa voglia dire l'inserimento nei LEA oppure no, a cosa abbiamo diritto, a cosa non abbiamo diritto. Noi ci battiamo come dei leoni per questo e devo dire che questa lettera ha anche provocato una serie di: ah, ma allora voi come associazioni non ci raccontate queste cose perché volete prendervi i soldi delle tessere. Adesso questo, questo è una sciocchezza, però non è una sciocchezza se si moltiplica per tante cose che vengono dette, tanta confusione, tante fake news che escono. C'è bisogno di trasparenza, coerenza, c'è bisogno di non dover continuamente ribadire sempre le solite cose. Basterebbe che si tenesse traccia di quello che è avvenuto e che appunto noi, fra l'altro, renderemo anche pubblico adesso questo documento che al momento l'abbiamo usato solo internamente, lo metteremo nel nostro sito a disposizione di tutti e che narra, questo poi te lo lascio, è la timeline di tutto quello che in Italia è stato fatto ad oggi per entrare, insomma, nei LEA. Questo è un documento che parzialmente è già sul nostro sito. Questo estratto dal convegno del 14 novembre scorso presso il Ministero della Salute è unicamente per rispondere a quello che riteniamo un attacco becero e vigliacco che casualmente, proprio negli ultimi giorni, quindi da quando si è data molta rilevanza e pubblicità a questo evento del 14 novembre, da noi organizzato, quindi organizzato da CEF Italia presso il Ministero, e esploso ancora di più dopo la messa in onda della puntata di Nuovi Eroi che riguarda l'onorificenza di ufficiale della Repubblica che il Presidente Mattarella ha voluto riconoscermi, ha voluto riconoscerci. Queste persone con le quali ci sono stati, con una in particolare, anche uno scambio di mail, perché sono due persone nello specifico, una delle due si nasconde dietro un profilo falso, anche se riteniamo di sapere chi sia, anche perché in un commento l'aveva in qualche modo confermato, in un commento fra i vari che è venuta a fare nella nostra pagina pubblica. L'altra invece ci sta mettendo la faccia in continuazione, si stanno sostenendo e supportando l'un l'altra in una vera e propria macchina del fango nei nostri confronti, in cui si sostiene che noi
non diciamo alle persone malate, quindi a noi stessi, visto che noi lo siamo, la verità su quello che è l'inserimento nei LEA, quello che ci spetta di diritto e quello che non ci spetta di diritto, perché così continuiamo a prendere soldi delle tessere. Ma non solo, noi minacciamo le persone affinché facciano le tessere e forziamo le persone a recarsi presso medici privati, centri medici privati, inventandoci delle convenzioni per stuzzicarli pur di non farli andare presso gli ospedali e quindi a curarsi nella sanità pubblica. Quindi noi faremmo le convenzioni da medici, centri medici, palestre, terme, integratori, qualunque tipo di attività possa esserci utile per evitare che le persone si curino nel sistema sanitario nazionale e quindi noi le obblighiamo e le minacciamo a fare la tessera, le minacciamo a usufruire di forti sconti dai quali noi non guadagniamo un centesimo. E noi non percepiamo un centesimo da nessuno, medici, centri, nessuna delle nostre convenzioni. L'unica fonte della nostra associazione per portare avanti tutto il lavoro che facciamo sono appunto le persone che decidono di fare la tessera, che costa 20 euro l'anno e che dà per l'appunto anche la possibilità di partecipare a tantissime iniziative e avere forti scontistiche. Premesso che tutta la nostra attività è rivolta a tutti, che siano soci oppure no, tutta l'attività di accoglienza, il sostegno che noi diamo, qualunque cosa, anche tutti i nostri convegni, tutta la nostra informazione sono tutti gratuiti e aperti a tutti. E oltre alle tessere, il 5 per 1000 ed eventuali donazioni liberali. Non solo, io avrei girato la puntata di Nuovi Eroi a me dedicata in questi giorni dopo la pubblicazione di questa lettera, virgolette, del Ministero di cui si parla nel video che avete appena visto e che è stato un po' la causa scatenante di tutta questa guerra nei nostri confronti o quantomeno questo è ciò che si vuol far credere essere la causa scatenante. Ovvero la pubblicazione da parte di questa persona di una lettera che il Ministero le avrebbe inviato in risposta a una sua richiesta, con la quale il Ministero sosterrebbe che noi malati di fibromialgia abbiamo diritto a qualunque prestazione al pari di tutti gli altri assistiti. Premesso che inizialmente io in buona fede, e lo avete visto dal video, ho ritenuto che potesse davvero essere una lettera scritta dal Ministero, ancora ho il dubbio che possa essere così, perché onestamente non è la prima volta che leggiamo documenti, lettere di risposta che il Ministero fa, ne abbiamo anche pubblicate in passato e l'abbiamo sempre detto al Ministero, in cui vengono dette cose non del tutto corrette o che comunque lasciano le persone nel dubbio. Quindi io ho dato per scontato la veridicità di quanto è stato esposto da questa persona, di cui stiamo aspettando conferma da parte del Ministero, perché chiaramente il Ministero sta indagando su questa cosa, fermo restando che, ingrandendo un po' il testo, che peraltro è assolutamente sgranato, quindi quasi illeggibile, ci sono righe, parole con font diversi, diverse grandezze, e non voglio entrare nel merito tecnico. Il Ministero si è limitato a dirmi che capisce ed è comprensibile il fatto che la signora abbia nascosto il suo nome, visto che peraltro si nasconde dietro un profilo falso, quindi è ovvio che la faccia non voglia mettercela, nonostante noi le avessimo chiesto di inviarci la lettera integrale per mail, ma neanche quello le è andato bene fare. Però il fatto che abbia coperto anche un numero di protocollo e il nome del funzionario del Ministero è incomprensibile, perché i funzionari del Ministero sono comunque nominativi pubblici e rispondono per il Ministero, quindi non sono agenti segreti. E il numero di protocollo è ciò che permette di poter verificare la veridicità di questo documento. Quindi su questo attendiamo notizie dal Ministero.
quanto riguarda la macchina del fango di questi giorni, sono veramente dispiaciuta perché ritengo che queste persone potrebbero impiegare le loro energie facendo cose buone invece che per gettare credito su un lavoro totalmente volontario e gratuito che tutto lo staff CFU da sempre fa per tutti, quindi anche per loro. Concludo anche dicendo che l'onorificenza ricevuta dal presidente Mattarella non è arrivata per caso. E immagino che tutti comprendiate che prima di dare un simile riconoscimento, le persone che lo ricevono, soprattutto come nel mio caso, che è di motu proprio del presidente, quindi è una cosa che ha deciso lui e non su suggerimento di camere e quant'altro, le persone che ricevono queste onorificenze passano al vaglio di tantissimi controlli. È davvero molto triste vedere quanto livore, quanta cattiveria, perché questa è cattiveria, non è altro, viene utilizzata contro persone che stanno facendo del loro meglio per qualcosa di buono per tutti noi.